Chi si sposa? Nessuno, non siete invitati ad un matrimonio per oggi, non vi preoccupate. Ciao a tutti amici e bentornati su questo canale per una nuova pazza avventura. E se vi piacciono le avventure super pazze, allora dovete assolutamente iscrivervi a questo canale e seguirmi su Instagram e su TikTok. Ragazzi, io ho ancora di sopra residui di Covid, quindi appena dico mezza frase mentre mi muovo, sono stanchissima. Comunque, vi starete chiedendo perché un'introduzione con una marcia nuziale. Beh, ve lo spiego subito. Praticamente ieri, mentre passeggiavo per il centro qui a Palermo, dietro il Teatro Massimo, ovvero uno dei due teatri principali di Palermo, mi sono imbattuta in una proposta di matrimonio. Devo dire la verità, una proposta di matrimonio un po' bruttina. Sì, perché avevano costruito questo altarino lì al centro e la proposta di matrimonio non si è sentita e c'era questa musica un po' strana e non lo so, non mi è piaciuta. Però, vedendo questa proposta di matrimonio mi è balenata in mente un'idea, ovvero perché non provare il vestito da sposa di mia madre. Ragazzi, mia madre si è sposata ben 31 anni fa, quindi il suo vestito da sposa è un vestito da sposa che andava di moda 31 anni fa. E sebbene io lo ricordi un pochino, non ricordo mai di averlo provato, quindi mi sembra il caso di provarlo e vedere come mi sta e se a me starebbe bene, se potrei essere una sposa degli anni 80. 1980, ovviamente, non 2080, cioè una sposa del passato, non del futuro. Era ovvio? Ah, ok, scusate. Va bene, quindi vado a prendere il vestito e ci rivediamo qui, esattamente qui, in questo punto qui. Non muovetevi, state lì, aspettatemi. Mi sa che mia madre al suo abito da sposa non ci tiene più di tanto. È un po' in brutte condizioni. Sì, ci sono anch'io dietro un abito da sposa. E ha delle macchioline un po' ovunque. Delle macchioline forse di muffa. Non lo so, e sembra un po' giallino. Vabbè, bando alle ciance, direi di andarlo a provare. Bene, allora, eccoci qui. Ragazzi, da questo vestito esce una polvere assurda. E soprattutto pesa 20.000 kg. Aiuto! Pesa tantissimo. E il che mi porta a chiedermi, ma una durante il giorno del matrimonio si deve portare dietro 30.000 kg di vestiti? Non si stanca subito? Io sono già stanca e ancora non l'ho neanche messo. Comunque, me lo metto. Se riesco prima a staccarlo da questa trappola mortale. Ce l'ho fatta, ce n'è un'altra. A che serve questo filo marrone? Non mi sembra faccia parte dell'abito un filo marrone. Vabbè. Proviamo ad uscirlo così. No, mi sono incastrata. Aiuto. No, ce l'ho fatta. Proviamo ad uscirlo così. Tanti peli, velini. Veli, veloni. Ce l'ho fatta. Bene, lo recupero. Datemi un attimo. L'ho recuperato, ma non trovo più la parte di sopra. No, questo mi sembra il sotto. Trovata. Trovata. Ragazzi, ma mettere un vestito da sposa è difficilissimo, cioè una rischia di intrappolarsi qui dentro e non uscirne più. Mi tolgo la felpa perché altrimenti è troppo doppia per stare sotto il vestito da sposa. Come si infila secondo voi, da sopra o da sotto? Mi sa che ci vado da sotto se trovo il buco. Ok, l'ho trovato. Via. Devo fare un po' così per far scendere tutti i veli. Ok, più o meno. Adesso mi tocca mettere la parte di sopra. Questo verde sotto ci sta un tantino male, quindi scusate un attimo, ma io mi tolgo la maglietta. Ci vediamo dopo. Fatto, però devo ancora chiudere il dietro e non è un'impresa molto semplice. Solitamente le spose hanno qualcuno ad aiutarle a vestirsi, io invece non ho nessuno. Non si chiude, giuro. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. L'ho chiuso, l'ho messo. Ragazzi, mi viene. Il che vuol dire che mia madre aveva super giù lo stesso fisico mio quando si è sposata. Perché mi viene benissimo. Guarda.
sì, forse dovrei chiudere questo qui. Non ce l'ho fatta. Mi allontano un po' e vi faccio una sfilata. È molto voluminoso e pomposo, come piace a me. Sì, però devo dire che questa parte qui di sopra non mi fa impazzire. Cioè, questi due pompon messi qua nelle braccia, non lo so, non mi piacciono tanto. Però c'è da dire che è un vestito degli anni 80, quindi dobbiamo giudicarlo per quello che era. Quindi, ditemi, potrei essere una sposa degli anni 80? Ok, ho un'idea, vi faccio dei balletti pazzi e voi giudicate il balletto più adatto a un matrimonio anni 80. Balletto numero 1. La 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 la. Balletto numero 2. Balletto 3. Balletto numero 4. Sì, qui dovete fingere che c'è lo sposo. Balletto numero 5. Mi sa che nessuno di questi è adatto a un matrimonio. C'è sempre una cosa che ho voluto fare con un vestito da sposa. Una di quelle foto sul prato sedute con il vestito pomposo tutto intorno. Beh, qui io non ho un prato, però mi siedo, metto il vestito pomposo tutto intorno e voi per favore fate uno screen e me lo condividete nelle stories di Instagram. Mi trovate come Alessia Adventure. Bene, ho messo la videocamera all'altezza giusta e adesso mi vado a sedere. Ci sono? Sopra. Adesso faccio varie pose e voi fate vari screen. Posa numero 1. Posa numero 2. Posa numero 3. Posa numero 4. Posa numero 5. Posa numero 6. Posa numero 7. Posa numero 8. Posa numero 9. E posa numero 10. Va bene, direi che l'ho tenuto abbastanza questo vestito e che è il momento di toglierlo perché sto sudando tantissimo. Mi raccomando, fate gli screenshot alle varie pose e taggatemi su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!